Ciao ragazze, bentornate nel canale e benvenute in un nuovo video. Oggi vi farò vedere il tutorial di un pulisci-pennelli fai da te, semplicissimo e velocissimo da realizzare. Gli occorrenti sono essenzialmente due. Allora, il primo è un barattolino di vetro vuoto. Io ad esempio ho preso questo della crema zero difetti della Sebo Vegetal, ma potete prendere qualsiasi altro barattolo in vetro, di qualsiasi altra crema o qualsiasi altro barattolo di vetro. In base alla dimensione appunto che desiderate, potete farlo di qualsiasi dimensione, in base al barattolo che avete. Dopodiché ci servirà una saponetta. Io ho utilizzato quella di Brochet alle olive, che adesso vedrete nel video nella realizzazione di questo prodotto. Io ho già realizzato il mio e adesso vi lascio il procedimento per creare questo pulisci pennelli semplicissimo. Eccoci qui con tutto l'occorrente, il barattolino in vetro vuoto e la saponetta con un coltellino che utilizzeremo per tagliare la saponetta. Inizialmente diciamo che ho provato, ecco, cercando di fare un esperimento che potessero fare anche un po' tutti i bambini, anche insieme alle mamme, solo che non è riuscito e allora ho cercato un altro strumento. Ho preso delle forbicine, comunque sempre arrotondate, possono farlo anche i bambini. Man mano raccoglievo i pezzettini di sapone e li andavo a mettere dentro il barattolo. Ecco, dopo un po' di tempo, questo l'ho velocizzato perché veramente se no durava una vita, ho tagliato appunto sempre in piccoli pezzi fino a riempire tutto il barattolo. L'ultimo passaggio invece è quello di mettere dentro il barattolo acqua bollente, quindi sono andata con un barattolino a mettere l'acqua bollente, dopodiché si lascia asciugare per all'incirca un'ora. Io per sicurezza ho aspettato si solidificasse tutta la notte, infatti questo è il risultato e adesso lo andiamo a vedere all'opera con il pennello. Lo vado ad inumidire un pochino, dopodiché vado direttamente sul barattolo, sul sapone solidificato, a sfregare per far uscire tutto lo sporco del pennello. Poi risciacquo il pennello e come vedete è come nuovo, pulitissimo. Invece per andare a riutilizzare il sapone vado a sciacquarlo semplicemente e buttare l'acqua in eccesso. Come vedete è pronto e nuovo per pulire un altro pennello. E così via fino a quando il sapone non si esaurirà. Come vedete sto utilizzando diverse tipologie di pennello, in questo caso questo è leggermente più grande. Perfettamente va a togliere lo sporco, dopodiché lo sciacquo, vado a risciacquare il barattolo ed è sempre come nuovo. Ovviamente potrò utilizzarlo successivamente, quindi richiudo il barattolo ed è pronto per un nuovo utilizzo. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se ne realizzerete qualcuno e se vi riuscirà. Io avevo paura che non riuscisse, invece è riuscito alla grande. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!